Da bambino ero solito giocare a moltissimi giochi, ma pochi mi hanno tenuto davvero attaccato alla console. Shrek Super Slam era sicuramente uno di quelli. Ma a quell'età c'era solo un livello che mi ha sempre dato problemi. L'ultimo livello della modalità storia. Da bambino ho passato settimane intere a cercare di battere quel gruppo che continuava a menarmi. Alla fine vinsi, ma a quale prezzo? E oggi sto per riaffrontare quella paura. Come da introduzione poc'anzi. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Shrek Super Slam. A parte gli scherzi, benvenuti in quest'ultima storia. La storia che da bambino mi ha terrorizzato di più, non perché facesse paura, ma per la sua ingiusta difficoltà per un bambino. Oggi entreremo di nuovo nella bottega degli orrori di Pinocchio. E sapendo già chi stiamo per usare, guardiamoci un attimo i comandi. Bene, siamo pronti. E io soy el gatto con gli stivali. E esta es la mia ultima storia. Gatto, ci siamo! Abbiamo trovato il covo del burattinaio. Amigos, potrò sembrarvi meno eroico del solito, ma Da. questo posto mi mette i brividi. Beh, abbastanza spaventoso, direi. Ehi, palla di FIFA! Non dirmi che hai paura di uno stupido vecchio pupazzetto! No, affatto, capo. Pinocchio! Ma quel malvagio strampalato mi mette un po' a disagio. Benvenuti nel mio laboratorio! Siete venuti per donare i vostri corpi alla scienza! Guarda che spaventosa come cosa! Quei filippiani non avranno futuro! Noi siamo Puff! gli eroi che metteranno fine alle tue nefandezze. Vero, ragazzi? Miau! Marionettas del diavolo! Gatto cattivo! È il sogno di ogni gatto. Tre posti nuovi dove farsi le unghie. En garde, Tre posti nuovi dove farci le unghie. Perché sono fatti di legno si può. Ok, siamo pronti per questa battaglia? Non lo so. Non lo so se lo siamo. Gatto con gli stivali contro Shrek e Pinocchio e Fiona Orco. Questa è la battaglia più difficile. Ma io sono cresciuto. Non sono più il bambino che una volta non sapeva controbattere i vostri attacchi. Ah, volevo colpire. Volevo colpire anche Shrek, se era possibile. Mollami. Usala! Dai! Ancora un minuto! Colpito! Vabbè, dai, non importa. Mollami! Guarda perché non combatte! Colpiti! Ok. Finché sto lontano. Colpa mia che mi ci sono avvicinato. Ancora 10 secondi. Ok,
Via, 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 via! Dio mio! Che nervoso! Però abbiamo vinto. No, non è vero? Com'è possibile? No, perché siamo tre pari! Ero convinto di avere ancora un punto! Se non mi colpiva Shrek avevamo vinto! Gatto con gli stivali! Ok, siamo pronti! Sta andando peggio di prima! Porca miseria! Dannazione! Ok, almeno due li abbiamo presi. Volevo prenderla io quella. Mollami. E no. Preso. È vero, basterebbe che io scappassi, quello è vero. Ma non voglio una vittoria da codardo, voglio una vittoria combattuta fino alla fine. Ancora 10 secondi. No, dai, alla fine. Porca miseria, ti odio. Abbiamo vinto. Sì, per un punto. Abbiamo vinto per un punto, però mi sento sporco. Mi sento sporco, questa vittoria è stata sudata. Ne voglio un'altra. Voglio la vittoria fatta per bene. Pinocchio. E colpiti anche Shrek e Fiona. Credo di aver colpito Shrek e Fiona. Ok, almeno Shrek l'abbiamo colpito. Ancora un minuto. Dai, riprenditi. Colpiti tutti e tre. Ok. Non vedo, non so dove sono. Prendi quella mazza. Ok, due li... Ok. Ancora 10 secondi. No, ma scusa. Colpita. Colpiti. Vittoria. Hai vinto. 7 a meno 2, meno 2 e meno 3. Fiona neanche una volta. Sì, cazzo. Grazie, me stesso bambino.
Continuiamo. Queste storie sono tutte false, Ciuchino. Mi hai fatto sembrare una specie di orco. Mi ha parlato la voce della verità. Comunque non sono l'unico che si è inventato le cose. Non guardatemi, non dico mai bugie. Già. Mi taglio ambulante, puoi accecare qualcuno con quel naso. Cari amici, perché litighiamo? Non possiamo vivere in armonia? Mi fate il favore di lasciare fuori questo stupido gatto? Shh, guardate. Non sono dolcissime. E mentre uscivano in silenzio dalla stanza, le draghine non si svegliarono e continuarono a dormire felici e contenti. Già. Lo spero bene, narratore. Oh, te la dovrai vedere con me. No! Shrek! È tutta colpa tua. Credetemi, quest'ultimo scontro mi ha fatto riaffiorare tutte quelle settimane perse da bambino perché facevo schifo. Oggi mi sono redento da quelle sconfitte. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per aver seguito anche questa serie. Sì, effettivamente gli episodi erano molto corti perché, giustamente, erano combattimenti da 2 minuti, anche se abbiamo fatto 2 partite a puntata. Però credetemi che questo gioco per me voleva dire molte cose, anche perché me l'hanno regalato a un Natale che per me non dimenticherò mai. Quindi io vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Signori, noi ci vediamo a una prossima serie. Ciao a tutti.